Gentili telespettatori, benvenuti a Green Box, come sapete la nostra trasmissione dedicata all'ambiente. Oggi abbiamo delle tematiche direi abbastanza curiose, se non che attuali. Parleremo del fiume Po, di quella che è la storia, l'evoluzione di questo fiume che ha dato sicuramente la vita sotto tantissimi aspetti, un fiume che però nella maggior parte dei casi non viene rispettato. E poi invece parleremo anche di città, perché dopo questo disastro del Covid-19 si cerca di tornare ad una normalità e soprattutto c'è la speranza di ridare vita a quello che è il centro città e le periferie delle città, di queste botteghe che vengono purtroppo dimenticate, erano già molto in difficoltà prima del Covid-19, ovviamente ora sono in ginocchio. Cercheremo di capire come si può riportare vita in questi centri storici. E tutto questo lo faccio grazie ai miei due ospiti che vi presento subito. Parto da Davide Persico, benvenuto e grazie per essere qui con noi. Sindaco di San Daniele Po, ricercatore del Dipartimento di Scienze Chimiche della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell'Università di Parma e docente di Museologia Naturalistica e Paleobiologia ed Evoluzione dei Vertebrati. Insieme a te avremo questa parte dedicata al Po, se non che anche al ritorno di questa fauna abbondante. Ovviamente le persone erano in casa, meno traffico e gli animali sono tornati a riprendersi i propri spazi, quindi vedremo un attimo questa parte. Non siamo soli perché con noi Pierluigi Rizzi. Buonasera. Buonasera, grazie anche a te per essere qui con noi, presidente del Circolo Legambiente di Cremona, Vedo Verde. Pierluigi, insieme a te invece avremo quest'altra parte dedicata alle città. Parto però dal fiume Po, perché il fiume Po per tutti noi della Lombardia, ma non solo, anche del Piemonte, è una grandissima fonte di vita da sempre, no? Ha dato la vita da quando noi andiamo alle elementari, abbiamo sempre studiato l'importanza dei fiumi per l'agricoltura, tanto che l'agricoltura della pianura padana, che è veramente molto importante per il nostro paese, è fortemente legata a questo fiume. Prima però di vedere un po' i vari aspetti anche legati alle tematiche di inquinamento, io vorrei qualche cenno sulla storia di questo fiume, perché sappiamo che c'è anche proprio un museo a cui sei particolarmente legato, dedicato al fiume Po, uno dei tanti ovviamente dedicato al fiume Po, perché il fiume Po sa regalarci tantissimo di quella che è la storia del passato. Assolutamente, sì. Beh, notoriamente i fiumi sono sempre centro di vita e di civiltà. Per quanto riguarda la civiltà umana, appunto. Il caso del fiume Po, come del resto moltissimi altri fiumi sul nostro pianeta, è un beneficio, una fonte di vita, come ben accennavi. È un fiume di un'origine abbastanza recente, geologicamente parlando, e quando si parla di un milione di anni, geologicamente si parla dell'altro ieri, e il Po ha avuto appunto questa origine recentissima. Come accennavi bene prima tu, a San Daniele Po c'è questo museo, che è un museo paleoantropologico del Po, che è un unicum, cioè l'unico museo di questo tipo che riguarda il fiume, e lo scopo del museo è quello di raccogliere dei reperti fossili che testimoniano il passato del fiume, un passato biologico, non soltanto geologico, un passato che è stato determinato da fortissimi eventi migratori, in particolare dall'Asia, che nel corso delle migliaia di anni hanno portato specie ad oggi stranissime e esotiche a vivere nel nostro territorio. Quindi mi riferisco a rinoceronti, mi riferisco ad elefanti. Ieri ero con uno studente in museo a prendere le misure per uno studio biometrico su una mandibola di un leone che è stata trovata qua dai pressi di Cremona. Abbiamo trovato dei resti di leopardo, insomma animali molto, molto esotici che oggi qua sono chiaramente estinti. Alcuni anche in altre parti del mondo, altri invece si sono semplicemente spostati. Questo per dire che noi abbiamo una visione del fiume estremamente statica, mentre invece il fiume è un'entità estremamente dinamica, sì dal punto di vista geologico e strutturale appunto del suo corso, sì dal punto di vista biologico, con l'ingresso e l'uscita di specie che intorno al fiume trovano e hanno trovato in passato un habitat ottimale per proliferare, per poter vivere. Oggi ci troviamo nelle condizioni in cui, oggi ma da alcuni anni,
ci troviamo nelle condizioni in cui la Golena è diventata un ottimo corridoio ecologico degli Appennini in particolare, quindi gli affluenti che scendono dagli Appennini, che entrano nel Po, consentono alle specie che vivono, che sono vissute in montagna, che vivono tuttora in montagna, di discendere all'interno di queste golene e di ripopolare la Golena del Po. Negli ultimi tempi, e parlo degli ultimi 3 mesi, a seguito dell'epidemia in corso, c'è stato un ulteriore abbassamento dell'attività antropica all'interno del fiume, e questo ha portato un ulteriore beneficio dal punto di vista faunistico, tant'è vero che specie notoriamente timide, diciamo, o elusive, si sono manifestate con forza e con vigore. Anche ormai è molto semplice individuare, grazie agli smartphone e alle fotocamere che ci portiamo presso, anche vicino ai centri abitati, e questo è un buon segnale. È un buon segnale che però cosa dimostra? Dimostra che togliendo un qualcosa la natura riprende il proprio posto, e questo qualcosa è l'influenza antropica, l'ingerenza dell'uomo. Per cui quando si parla di un tentativo di tornare alla normalità, io mi auguro che questo tentativo sia sempre più compatibile con ciò che abbiamo visto in questi mesi, cioè facendo un piccolo passo indietro consentiamo alle specie, a specie importanti che hanno ripopolato il nostro territorio, di prendere, non dico il sopravvento, ma di prendere forza e quindi proliferare in una maniera un po' più equilibrata rispetto al passato. Insomma. In realtà l'uomo vuole assolutamente avere il controllo di tutti gli spazi, forse non si rende neanche più conto di far parte di questa natura, un fiume che ci ha dato veramente tantissimo per anni, per millenni, e noi non sappiamo più coabitare. È proprio così, non sappiamo distinguere l'egocentrismo dall'ecocentrismo, e sono due cose molto differenti. E siamo egocentrici, siamo antropocentrici, quindi tutto ruota intorno all'uomo. In realtà l'uomo è parte di un ecosistema, lo sta mutando, lo ha trasformato per viverci meglio, ma al tempo stesso lo ha danneggiato nei confronti delle specie che lo abitavano e che lo costituiscono, questo ecosistema. Noi facciamo parte di un ecosistema, non è il nostro ambiente. Siamo semplicemente un tassello di questa associazione florofaunistica, diciamo, che costituisce l'ecosistema padano, che è un ecosistema fortemente antropizzato, quindi mi viene da dire anche malato. Dicevi bene prima tu che l'economia principale del nostro territorio è l'agricoltura, ed effettivamente così. L'agricoltura porta benefici di carattere economico e in alcuni casi anche di carattere ecologico, in alcuni casi, in molti altri casi è un indice di forte abbassamento della biodiversità, che è l'indice chiave che dobbiamo tenere sempre presente, cioè maggiore la biodiversità, migliore è la salute dell'ambiente e dell'ecosistema in cui viviamo. Se abbassiamo la biodiversità, di conseguenza ne veniamo danneggiati. Questa epidemia in corso è un indicatore ben preciso, in cui è stata generata appunto dall'attività umana e dall'influsso umano che vuole sovrastare la natura, quindi utilizzare prodotti naturali che magari dovrebbero rimanere selvatici. Mi riferisco in particolare ad animali esotici, è partito tutto dalla Cina, dove ci sono mercati che commerciano ed utilizzano per motivi alimentari animali assolutamente esotici e selvatici. La riduzione degli habitat, la deforestazione, è un altro motivo che impone all'uomo di entrare maggiormente in contatto con alcune specie che possono portare dei parassiti pericolosi. Il caso del Covid ne è un chiaro esempio. E quando avviene lo spillover, cioè il salto, diciamo, di questi parassiti, in questo caso dei virus ma anche dei batteri in alcuni casi, allora l'uomo ne paga le conseguenze, e le paga rintanandosi in casa con il lockdown e aspettando appunto che questo organismo, questa macromolecola, questo virus in pratica, faccia il suo decorso naturale, che è la curva epidemica, cioè una gaussiana, che è l'esatto grafico che tutte le popolazioni di organismi viventi seguono nel loro ecosistema, cioè ha un andamento di tipo naturale, cioè a campana in pratica.
quindi non scopriamo nulla di nuovo, semplicemente abbiamo impattato con uno scontro frontale di fronte ad una realtà che non ci aspettavamo. La ricerca scientifica se l'aspettava, forse se l'aspettava già qualche anno fa, è avvenuto adesso, però ci sono numerosi libri che non sono la previsione di un folle, ma sono semplicemente raccolte dati e studi ben precisi che hanno messo in fila le cause e le conseguenze, l'attività umana, e hanno visto che poteva accadere, e infatti è accaduto, insomma. Ecco, dopo vedremo anche che la natura, ce ne siamo accorti tutti, non ci vuole chissà quale scienziato per accorgersi che la natura veramente in pochissimo tempo di questo, come l'hai chiamato tu, come si chiama, lockdown, no? Della maggior parte delle persone in casa, la natura si è ripresa abbastanza velocemente. Si è ripresa molto velocemente, è molto dinamica, molto attiva. È stata una cosa incredibile, abbiamo visto dei fiumi che erano particolarmente sporchi, che era impossibile vedere il fondo. Lì c'è da fare un ragionamento un pochino diverso, perché molti dicono sì, il fiume si è ripulito da questo lockdown, in realtà relativamente. Devo dire, cioè la qualità delle acque non è che sia tanto migliorata. Benissimo, allora vediamo questa qualità delle acque, qual è il problema di questi fiumi? Diciamo che il lockdown è avvenuto contemporaneamente allo scioglimento dei ghiacciai, all'inizio della primavera, quindi abbiamo una forte emissione di acqua pulita dalle montagne verso il fiume, e questa contribuisce a diluire ulteriormente l'inquinamento. Poi certamente c'è stata la chiusura di molte industrie che hanno degli scarichi anche negli affluenti, e quindi poi di conseguenza nel fiume, e questo ha ridotto chiaramente la quantità di emissioni inquinanti all'interno del fiume. Però l'agricoltura non si è fermata, gli scarichi dei centri urbani non si sono fermati, certo abbiamo tutti i depuratori e così via, però la quantità, cioè la demografia, diciamo, del territorio non si è cancellata, è rimasta, per cui abbiamo sì un lieve miglioramento, ma non è così eclatante come potrebbe essere invece quello che è stato il miglioramento dell'aria. In questo caso sì, il lockdown, soprattutto con il blocco delle automobili, ha segnato un notevole miglioramento dell'aria, non tanto sui PM10, cioè sulla frazione più sottile, diciamo, delle polveri, però tutti gli altri inquinanti in atmosfera sono scomparsi, e non è soltanto una mia osservazione, ma di molte persone, il fatto di sentire maggiormente il canto degli uccelli, perché non ci sono i rumori nel territorio, oppure sentire maggiormente i profumi dei fiori, perché l'aria consente appunto di profumarli, perché non puzza di altro, e quindi sono tutti piccoli segnali che messi insieme ci dimostrano come la natura, tolto, diciamo, il forte influsso antropico, riesce a crescere. Negli ultimi anni in Golena abbiamo visto il ritorno di animali, parlo di mammiferi, quindi macro mammiferi, che sono scesi dall'Appennino in particolare, ma in alcuni casi anche dalle Alpi, e che sono arrivati nella nostra Golena. Parlo di caprioli, parlo di cinghiali, ormai molto molto numerosi, e lì c'è da fare tutto un discorso di compatibilità, di convivenza anche. Però parlo anche di specie più elusive, come potrebbero essere i predatori di queste specie che ho appena indicato, come per esempio i lupi, che ho segnalato qualche anno fa vicino al Ponte Verdi a San Daniele, e che vivono tuttora in questo territorio, spaziando in una home range di anche 200 km quadrati, però ci sono, vivono, e lì ne vedete un filmato di questo branco che adesso è cambiato. Alcuni giovani se ne sono andati, una femmina purtroppo è stata investita da un'automobile sul Parmense, però sono nati degli altri cuccioli, e ci sono segnalazioni e indizi che sono sul nostro territorio. Ecco, volevo anche parlare dei libri, no? Tu hai un particolare queste cose che dico qua sono tutti infatti da, sono a, tutti, a questo territorio, a questa... Sì, sono tutti dati naturalistici e osservazioni che faccio. Cosa ti ha colpito tanto da arrivare a essere proprio al centro, no, di questa natura, a voler saperne sempre di più, a studiarla? Cosa ti colpisce, cosa ti attira? Io sono un naturalista da sempre, da quando sono nato io ho la curiosità di raccogliere, collezionare, osservare, fotografare soprattutto, e lì mi ha colpito molto il fatto di essere appassionato appunto di predatori, quindi di lupi, studiarli, vederli in fotografie, documentari in montagna, fare delle osservazioni anche in montagna, e studiando appunto un fossile di lupo trovato nel Po, quindi testimonianza del fatto che in pieno Medioevo c'erano già i lupi nel nostro territorio,
Mentre studiavo questo e guardavo tutte le mie documentazioni appunto per informarmi e ricostruire la storia di questo lupo fossile, mi sono accorto che c'erano degli indizi anche in Golene. Poi dopo è arrivato questo filmato fatto da un cittadino durante i lavori in campagna e la testimonianza appunto che non dovevo andarmene in montagna a cercarlo, ma erano di fianco a casa. E questo qua per me è stato straordinario, si è sollevato un gran polverone, al lupo tutti quanti. Esatto, perché poi pericolo, l'uomo in realtà, quando ritorna, no, e in realtà c'è da chiedersi perché sono tornati questi animali. Sono tornati. Ma è un bene o un male innanzitutto questo ritorno, secondo te? Dal mio punto di vista è un bene. Ci sono da 5-6 anni, li abbiamo visti solo l'anno scorso, grazie a un filmato, ma sapevamo già che c'erano già da diversi anni. Non c'è per ora alcuna segnalazione di animali domestici colpiti da questo branco, da questi esemplari. Cosa significa? Significa che se sono tornati i predatori, che notoriamente sono una minima percentuale rispetto alla popolazione di prede, significa che le prede sono abbondanti, altrimenti non sarebbero venute a fare la fame in pianura. Sono scesi dagli Appennini perché hanno seguito le loro prede, i caprioli in particolare. Sono arrivati in pianura e hanno trovato una gran quantità di queste prede che consentono loro un autosostentamento senza dover andare a colpire quelle che sono le entità antropiche, cioè gli allevamenti, piuttosto che la selvaggina, diciamo, rilasciata dai cacciatori. E per cui abbiamo questi esemplari che danno la caccia alle loro prede naturali all'interno del nostro territorio e si sono trovati anche con delle prede inaspettate molto più facili da cacciare rispetto ai caprioli. E parlo delle nutrie, per esempio. Una grande quantità, quindi da questo punto di vista ci stanno dando una mano a contenere la popolazione di castorino nel nostro territorio. Facendo indagini in un areale piuttosto vasto di questa zona, ho fotografato e raccolto un sacco di resti di questi animali palesemente predati dal lupo. Ora molti di questi resti, in particolare le fatte che sono gli escrementi del lupo, sono in analisi all'Università di Parma e ne stiamo mappando appunto stiamo tentando di mappare appunto il genoma di questi individui, delle prede, ma anche dei predatori, scusate, ma anche delle prede. Quindi vedere di cosa si nutrono prevalentemente, perché si nutrono prevalentemente di questa preda e dove. E lì è tutta una dinamica ecologica appassionante da studiare che ci dà interessantissimi riscontri e che consente comunque di incrementare anche quella che è la curiosità naturalistica e la possibilità da parte dei cittadini del nostro territorio di potersene andare in Golene e fare delle osservazioni appassionanti, fotografie magnifiche con non soltanto di lupi ma anche di caprioli, di cinghiali, di altri animali. Nel Modenese per esempio avevano già individuato lo sciacallo dorato sceso dal Friuli e dalle Alpi, per cui molti predatori. Pochi giorni fa a Monticelli d'Ongina un'aquila fotografata su un albero, c'è chi dice che sia un'aquila marina, io penso che sia un'aquila anatraia, però non è importante, un'aquila in piena pianura, l'hanno filmata e fotografata anche su Milano durante il lockdown, un'altra aquila scesa probabilmente dalle Alpi in questo caso che ruotava sopra la città. Ieri vedevo a Fidenza un collega mi ha postato un filmato di rondoni che nidificano nei palazzi in centro storico a Fidenza a 3 metri di altezza, quando notoriamente quando c'è l'attività antropica sviluppata in pieno regime nidificano su dei campanili, cioè ad altezze elevate. Questo a 3 metri dal marciapiede hanno fatto un nido di rondoni piuttosto che balestrucci o rondine e così via. E sono tutti segnali di un ritorno faunistico tolta l'attività antropica. Ecco, secondo me un ritorno alla normalità consapevole dovrebbe essere quello di tenere presente questi effetti, queste belle osservazioni e cercare di trovare la nostra normalità compatibilmente con queste specie. Questo secondo me sarebbe una bella strada da percorrere e potrebbe dare degli ottimi risultati anche in termini di salute. Ma nel pratico come si può arrivare a questo? Nel pratico non è semplice. Nel pratico non è semplice, bisogna lavorare anche secondo me dal punto di vista amministrativo soprattutto, cercando di cogliere queste peculiarità e far sì che non siano soltanto degli episodi, ma siano l'inizio di un qualcosa, di un percorso. Quindi aumentare il verde pubblico, per esempio, nel mio comune stiamo facendo un progetto che si chiama Progetto Albero,
che significa abbattere le emissioni di anidride carbonica utilizzando un rimedio ovvio, cioè incrementando le piante fotosintetizzanti appunto nel territorio. E abbiamo installato oltre 100 nidi artificiali per rondini e balestrucci, cercando di riportare o consentire, diciamo, a questi pochi esemplari che sono rimasti, questi migratori, di tornare nel territorio, trovare una sistemazione già agevole senza l'onere di doverla costruire o ricostruire e quindi proliferare maggiormente. Queste sono tutte azioni che vanno nell'indirizzo di incrementare quella che è la potenzialità faunistica e quindi incrementare i discorsi che facevo prima, cioè la biodiversità di un territorio. Maggiore la biodiversità, maggiori sono i benefici di cui potrà anche l'uomo in termini di salute, di benessere, assolutamente. Per cui azioni mirate a tutelare questi inizi, questi episodi, facendo sì che questi incrementano. Si può fare una mobilità più sostenibile, incrementare l'uso delle biciclette, le ciclabili per esempio, incrementare bene e seriamente l'uso dei mezzi pubblici anche elettrici, invece di continuare a martellare i disagi dei pendolari con i treni, incrementare le corse dei treni, diminuendo magari il trasporto su gomma. Siamo abituati a sfruttare le autostrade per i nostri spostamenti perché i treni sono poco comodi, poco confortevoli, poco presenti, sempre in ritardo ma in orario, spesso purtroppo soppressi. Ecco, ridare la fiducia nell'utilizzo dei mezzi pubblici è già un passo notevole, un passo avanti, quindi incrementare l'efficienza di quello che c'è e incrementare anche il numero dei mezzi che avremmo a disposizione. Io, se avessi la possibilità dal mio paese di spostarmi tutti i giorni a Parma per lavoro con dei mezzi pubblici, lo farei volentieri, ma non c'è questa possibilità. Quindi io, come tantissime altre persone, siamo costretti a fare i pendolari con l'automobile. In questo lockdown, cioè in 2 mesi e mezzo, ho utilizzato la macchina 2 volte, 3, con la trasferta a Cremona di oggi per seguire la trasmissione, e oltre ad essere stato un forte risparmio economico dal mio punto di vista, perché non ho utilizzato carburanti, non ho contribuito ad immettere in atmosfera una grande quantità di materiale. Questo è un discorso importante, secondo me, che deve cercare di spingerci a fare un passo in più. Io prima ho parlato di attività di tipo amministrativo, ma le imposizioni non sono mai belle. Cioè, quello che faccio con questi libri è quello di cercare di far conoscere il nostro territorio e spingere la gente ad incuriosirsi e a visitarlo, questo territorio, ma comprenderlo soprattutto, perché se un territorio, un ambiente non lo conosci, non puoi imparare a tutelarlo. Lo puoi vivere, lo puoi sfruttare, ma non puoi tutelarlo. E invece la conoscenza scientifica delle tradizioni, della cultura, della gente, del territorio e dell'ecosistema può permettere appunto alla comunità di farsi sulle maniche e di cercare di utilizzare un po' meno automobile, utilizzare le biciclette, spostarsi a piedi, frequentare i propri luoghi senza lasciare rifiuti in giro, cercare di fare le raccolte differenziate in maniera sensata. Sono tutti piccoli accorgimenti che nell'insieme della gente che abita un territorio, ricordo che c'è una demografia veramente elevata nel nostro territorio, possono portare dei benefici tangibili e immediati, e questo l'abbiamo visto già con il lockdown. Verissimo. Pausa pubblicitaria, rimanete con noi perché continueremo a parlare di questo fiume Po e ovviamente di tutta la fauna che ne consegue. Bentornati in studio qui con noi. Come sapete, queste due parti di Green Box sono dedicate al fiume Po. Abbiamo visto qualcosa sui cenni storici di questo fiume, di quanto ci può ancora raccontare e insegnare. E soprattutto non è una scelta a caso, perché questo fiume è un po' in questo momento il punto cruciale, no, della pianura padana. Può realmente farci riflettere su tantissimi aspetti, perché come dicevo all'inizio della trasmissione c'è questa voglia di tornare
alla normalità. La normalità noi intendiamo ciò che facevamo, cioè la nostra libertà prima di Covid-19. È una normalità che però era già purtroppo malata e, come abbiamo capito nella prima parte di Green Box, questa normalità, questo sfruttamento della terra ha portato a questo evento disastrofico, questa pandemia che ci ha messi davvero in ginocchio. Appunto, il fiume Po è un po' il nostro, come posso dire, possiamo tirare le somme, no, col fiume Po, perché ci fa realmente capire dove sbagliamo, i nostri errori e questa difficoltà che ha l'uomo di condividere gli spazi con la natura e gli animali, nonostante ne faccia assolutamente parte. Abbiamo visto un po' questo ritorno della natura, questa forza, no, della natura che ha di riprendersi anche in tempi veramente molto brevi. Ci siamo lasciati parlando anche di lupi, no? Di questi animali importantissimi che hanno fatto il ritorno nella pianura padana, tanto che hai scritto un libro, sì. Davide Persico, che è qui con noi, che è il sindaco di San Daniele Po, nonché docente e ricercatore, ha scritto proprio un libro sul lupo del Po e l'importanza di questo animale, che ovviamente quando è apparso l'uomo si è assolutamente spaventato, perché non pensava che un animale che nell'immaginario ovviamente comune pericolosissimo potesse ricominciare a prendere degli spazi più vicini a noi, eppure è stato così. E questo abbiamo capito che assolutamente è un bene perché potrebbe ritornare a riequilibrare, no, questa catena alimentare che in questo momento è un pochino, come posso dire, fuori controllo, un po' alterata, sì. Alterata anche e soprattutto dalle mani dell'uomo. Prima di venire un attimino alle specie alloctone e autoctone, volevo parlare insieme a te, Davide, di questi rifiuti, no? Che si trovano a Po, non solo a Po, perché anche girando semplicemente nelle nostre campagne a bordo strada ci sono tantissime persone che ormai escono con la borsina e decidono di raccogliere tutta la plastica e non solo, che si trova lanciata ovviamente dalle auto in corsa, da chi decide di lasciare direttamente il sacchetto dell'immondizia a bordo strada, fregandosene poi di tutte quelle che sono le conseguenze. Queste sono delle nostre immagini che abbiamo realizzato con una mia collega Claudia Barigozzi, di speciali di tutti i rifiuti che vengono trovati a Po. Esattamente. È incredibile pensare... Eh sì, è incredibile proprio, è incredibile pensare di uscire di casa per andare a fare una gita sul fiume carichi di ogni bene alimentare e tornarsene a casa invece con le borse vuote, quindi lasciando tutte le confezioni e tutto il materiale in golena. Significa non avere il minimo rispetto dell'ambiente che si sta visitando e di cui si sta usufruendo. Però questa è un po' la punta dell'iceberg, nel senso che nei mesi scorsi, quando c'è stata la piena autunnale, e parlo di novembre, essenzialmente ottobre-novembre, una volta che si sono ritirate le acque e che non c'era vegetazione in golena, o meglio non c'erano foglie, quindi tutti gli arbusti erano fermi per la stasi invernale, appunto, la quantità di rifiuti emersa era assolutamente sconvolgente. Ma passando sullo stesso ponte di San Daniele Po, la quantità è quello che è emerso sotto soltanto in quel pezzo piccolissimo, sì, sì, di terreno era allucinante. Di barili di plastica, sì, 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 se non che pezzi di plastica più piccoli. Sì, il fatto è che la nostra golena è in parte abitata, con abitazioni permanenti ma anche con abitazioni di carattere stagionale, e spesso e volentieri intorno a queste abitazioni vengono stoccati dei materiali anche di scarto oppure che possono essere riutilizzati, e quando esonda il fiume e invade il nostro territorio, invade quelle aree golenali, tutto quel materiale viene raccolto dalle acque, trasportato e distribuito in tutta la golena. La quantità di plastica e microplastica è assolutamente sconvolgente, addirittura si trova già facilmente anche nello stomaco di molti pesci che si nutrono di materiale raccolto dai fondali e che inavvertitamente, inconsapevolmente, chiaramente ingurgitano queste quantità di plastica, andando appunto a inquinarsi ulteriormente. È un problema grave che emerge tutti gli anni dopo una piena,
quando la vegetazione consente di vedere il materiale. Quando invece esplode la primavera e si ricopre tutto quanto di verde, allora va tutto bene. In realtà è un po' come la storia dei lupi. I lupi sono tornati nel nostro territorio nel 2018, quando una persona li ha filmati col cellulare, no? I lupi sono tornati nella nostra pianura ben prima del 2015 anche, semplicemente non li aveva ancora filmati nessuno e quindi nessuno lo sapeva, ma già c'erano. È lo stesso discorso dei rifiuti. I rifiuti sono in abbondanza esagerata all'interno della Golena, però quando la stagione lo consente di osservarli, li vediamo. Quando invece la vegetazione ricopre tutto quanto, allora sparisce anche il problema dei rifiuti. Il problema invece è persistente. E parlo di plastica avvolta intorno agli alberi, che non consente nemmeno la crescita delle foglie, ma non mi riferisco a quantità irrisorie, mi riferisco a vere e proprie plastificazioni degli arbusti che stanno sul ciglio del fiume, sulla sponda del fiume. Dopo una piena, sacchetti di plastica piuttosto che assorbenti, bottiglie, altro materiale plastico vanno interamente a ricoprire le rocce, il territorio, ma anche e soprattutto le piante, e questo è un problema grave. C'è una maggiore consapevolezza, parlandone di queste cose è un bene, parlarne è un bene, e io l'avevo fatto anche, ne avevo chiamato la RAI dopo l'alluvione dello scorso anno, per parlarne appunto, e parlarne, insistere, far conoscere, far sapere e proporre iniziative anche di raccolta di questi rifiuti, che hanno più un valore di carattere simbolico più che di risoluzione del problema, è importante perché fa raggiungere alla gente la consapevolezza del non buttare la bottiglietta dall'auto piuttosto che il mozzicone di sigaretta. Anche in questo caso il nostro tessuto urbano è completamente pieno di mozziconi di questo tipo, che poi bene o male vanno nelle fognature, vanno a finire da qualche parte, ci ritroviamo poi nel fiume, ci mettono un sacco di anni a biodegradarsi. Quindi partire da questa consapevolezza e, come si parlava prima, per il ritorno alla normalità, ad una normalità però più compatibile, ecco, questi sarebbero tutti esempi collettivi da seguire, e quindi se ognuno pone un piccolo rimedio chiaramente si riesce a risolvere il problema. C'è anche da dire che ci sono molte persone che invece se ne infischiano totalmente, e quindi la grigliata sul fiume poi ti lascia tutti i rifiuti, piuttosto che a pescare magari e ti lasciano i rifiuti sulla riva. Sembra che il fiume appartenga a qualcun altro, a qualcosa di pubblico, non mi interessa, lo tratto come voglio, ne trago beneficio temporaneo e poi tanto me ne vado, chi se ne frega. Questa qua è una mentalità troppo diffusa, è così sempre, mentre invece qua si parla non di un bene pubblico, qua si parla di bene comune. Un bene comune che consiste in una zona, un'area che ci dà la vita in termini produttivi per quanto riguarda l'agricoltura, ci dà la vita in termini industriali anche per quanto riguarda l'utilizzo delle acque, il raffreddamento di impianti o robe di questo tipo, ci dà con la stessa falda acquifera anche l'acqua da bere. E di conseguenza non è un qualcosa che appartiene a qualcun altro, è un qualcosa nostro, della collettività, di tutti noi. E i problemi da risolvere non sono delegati a qualcun altro, ma dobbiamo farcene carico. La consapevolezza che voglio infondere, che mi piace infondere facendo fotografie, facendo conoscere, facendo questi libri di racconti e di saggi, è proprio questa, cioè il bene comune che ci appartiene, tutti quanti lo dobbiamo tutelare, conoscerlo e quindi tutelarlo, insomma. Benissimo. Specie alloctone e autoctone. Questo è un bel tema, questo è un tema, ci vorrebbero 10 puntate, esatto, per parlarne. Nel senso che approfonditamente. Qua si aprono veramente tantissimi aspetti. Qua si apre uno scenario veramente vastissimo. Ci colleghiamo sia a un discorso di sicurezza sulle strade, ci colleghiamo ai disastri per quanto riguarda l'agricoltura, insomma abbiamo tantissimi aspetti da affrontare, tra cui il bracconaggio che si è maggiormente diffuso in quest'ultimo periodo. Vediamo un attimo quelle che sono le specie più, diciamo, famose o numerose nella Golena del Po in entrambe le categorie. Se guardiamo la fauna ittica del fiume, è per il 90%, la fauna ittica originale del fiume è per il 90% sostituita da specie alloctone. 90%.
Spiegami in parole proprio semplici il significato delle due parole. Allora, allottone o esotiche sono specie che provengono da altri luoghi e sono arrivate per trasporto umano, quindi per attività antropica, e quindi potremmo classificare questa azione come un vero e proprio inquinamento biologico della nostra zona. Le specie autoctone invece sono specie che o sono sempre vissute nel nostro territorio o sono vissute in passato e oggi stanno tornando, ma tornano dal punto di vista naturale attraverso migrazioni, quindi stagionali, oppure ci arrivano attraverso migrazioni perenni grazie a una espansione del loro areale geografico, è l'esempio del lupo per esempio. Il lupo non è mai stato introdotto in natura dall'uomo, è stato ridotto ai primi del Novecento a pochissimi esemplari, un centinaio di esemplari mi sembra, in centro Italia. Da lì politiche serie nazionali e di parchi e di tutela e di riserve hanno permesso a questa specie di iniziare a proliferare ed espandersi, andando ad occupare ormai tutta la penisola e arrivando adesso anche in pianura. Quindi nessuno ha immesso nuovi lupi, ci sono tantissime leggende che riguardano il lupo, in realtà il lupo è un ottimo esempio di una tutela finalizzata alla proliferazione. Tant'è vero che tutti i lupi che troviamo sul nostro territorio sono una sottospecie, Canis lupus italicus, cioè è una specie italiana, tipica, endemica, che adesso poi dopo con l'ingresso di altri lupi, diciamo magari dall'est Europa e così sulle Alpi, andrà parzialmente a mischiare i genomi. Però insomma noi abbiamo una sottospecie che è tutta italiana e che è arrivata nel nostro territorio non perché qualcuno ce l'ha portata, ma perché sta muovendosi dal punto di vista naturalistico. Ecco, questo è un esempio di specie allottona che sta espandendo proprio reale. Gli stessi caprioli nel nostro territorio, prima erano sugli Appennini, sono ridiscesi nel nostro territorio e hanno espanso il proprio areale geografico, biogeografico, andando ad occupare una zona che è consona alla loro sopravvivenza. Però potete parlare anche dei cinghiali, anche in questo caso cinghiali in forte esubero sull'Appennino sono arrivati in pianura e qua stanno proliferando in maniera esagerata. Perché questa proliferazione? Le risorse sono sicuramente abbondanti e i piani di abbattimento svolti fino ad oggi per mantenere controllata la popolazione sono stati radicalmente sbagliati, nel senso che sono stati fatti, si pensa che basta andare in un territorio, abbattere gli adulti perché poi dopo per limitarne il numero, in realtà si sta facendo l'esatto contrario di quello che bisognerebbe fare. Bisogna conoscere l'etologia delle singole specie perché tutte hanno un modo di comportarsi completamente differente l'uno dall'altro. Nel lupo per esempio c'è un maschio dominante che mantiene regolato il numero degli individui nel branco. Ci sono delle migrazioni di giovani che escono dal branco e vanno a formare nuovi branchi in giro, ma è sempre un maschio dominante, un maschio che si sceglie una femmina, quindi una coppia alfa che gestisce il proprio branco. Nei caprioli c'è una dinamica completamente diversa ancora, nei cinghiali c'è una dinamica diversissima. C'è una popolazione di carattere matriarcale in cui la femmina adulta dominante si riproduce mantenendo sterili temporaneamente le altre femmine che fanno parte del branco. Quindi togliendo la femmina adulta, cioè l'esemplare più grande, eliminandolo perché è la preda migliore da cacciare, facciamo sì che magari le altre 5 o 6 femmine rimaste temporaneamente sterili nel branco trovano il via libera per riprodursi. Quindi invece di eliminare la prole generata dalla femmina dominante, abbiamo la produzione di 5 o 6 proli, parlo di 8-10 cuccioli anche per nidiata, e di conseguenza abbiamo un'espansione numerica sconvolgente. Questo è quello che ha portato, insieme come dicevo prima, alle forti risorse alimentari generate dall'agricoltura nel nostro territorio per questa specie, è ciò che ha portato a una forte proliferazione. Ora ho sentito notizie di emissione di ordinanze da parte della Regione Lombardia così per fare degli abbattimenti. Ecco, se sono fatti in maniera assolutamente mirata e sensata possono avere degli effetti. Se sono fatti invece ancora con la solita casualità che denota appunto l'attività di caccia, cioè prendo l'esemplare migliore,
allora lì porteranno sicuramente dei danni e ad un incremento ulteriore di questi individui. La chiave un po' è quella di leggere il comportamento dei predatori. Se io ho un lupo in un territorio, un branco di lupi in un territorio e ho un gregge di prede, di caprioli per esempio, posso stare certo che l'attacco di questi lupi o l'azione predatoria di questi lupi avviene sugli individui più deboli, più giovani o feriti o anziani magari, quelli per la cui cattura, diciamo, il predatore necessita di meno energia, meno dispendio e meno possibilità di ferirsi. Quindi va a eliminare le prede più svantaggiate, dando alla popolazione della preda uno slancio genetico, quindi esemplari sempre più belli, in forma e così via, però mantenendone calmierato il numero. L'azione invece di caccia umana è volge nel senso opposto. Io sono da cacciatore, io non sono un cacciatore per carità, però mi immedesimo e conosco moltissime persone assolutamente corrette che seguono i regolamenti, quindi che non sono bracconieri ma sono cacciatori, però l'intento è quello: quando vado a caccia, se ho la possibilità di scegliere una preda, beh, la preda migliore è quella che mi voglio portare a casa, quindi non c'è una selezione ecologica, c'è una selezione sportiva, anche se definire ma uno sport. Come fa un cacciatore a capire che... No, non è nella nostra prassi. Il discorso dei cinghiali, ad esempio, non è nella nostra prassi. Io se trovo un individuo ammalato oppure vecchio, diciamo, che in breve tempo probabilmente andrà a diminuire quella che è la popolazione, quindi a migliorare la popolazione, togliendosi dalle scatole, tra virgolette, non andrò mai a batterlo, cerco di prendere l'individuo più in salute, perché che scopo ha catturarlo? Ha uno scopo di carattere alimentare, quindi mi garantisce un prodotto migliore, diciamo, dal punto di vista trofico, cioè del cibo, della cucina. Essenzialmente, per cui non c'è una modalità di compatibilità. Il discorso che volevo fare io è legato alle attività di abbattimento. Ecco, in questo caso sì, non vado ad abbattere per un trofeo di caccia o per una preda da mettere nel frigorifero, vado ad abbattere per mantenere ridotto un numero di individui all'interno di una popolazione ecologica, e quindi in questo caso gli abbattimenti devono necessariamente avvalersi di dati e di informazioni di carattere scientifico ed etologico. Se non sono impostati in questa maniera non hanno gli effetti desiderati e quindi sono totalmente inutili, anzi spesso e volentieri possono aggravare il problema che invece stiamo cercando di risolvere. Per quanto riguarda il discorso di specie autoctone, come dicevo prima, ho indicato questi macro mammiferi, però c'è tutta una fauna notevole, anche una flora, non dimentichiamoci anche le piante nel nostro territorio, che è caratteristica. Le specie alloctone invece sono più facilmente individuabili perché sono l'eccezionalità dell'avvistamento, sono diverse da quello che siamo abituati a vedere. Le nutrie ormai siamo abituati, ma in passato non c'erano. Sono state importate dal Centro America. Io in questo capitolo qui, partendo da un episodio occorso nel 2019 con il ritrovamento di un esemplare di mantide religiosa, che è un insetto predatore molto grande, scoprendo appunto che si trattava di una specie assolutamente alloctona, quindi proveniente da un paese extra rispetto all'Italia, ho impostato tutto un discorso relativo alle specie autoctone e alloctone, mettendo bene in evidenza quelli che sono i danni dal punto di vista ecologico che l'emissione di queste specie porta. Perché sono state emesse queste specie? Svariati motivi. Gli insetti prevalentemente alloctoni arrivano qui perché le merci magari importate da altri paesi non hanno subito la dovuta quarantena per motivi di tempistiche commerciali. E possono esserci dei parassiti all'interno di queste merci, in particolare parlo di sementi piuttosto che prodotti vegetali, legname soprattutto, e quindi questi parassiti, questi animali, diciamo, questi insetti entrati a contatto con il nostro ambiente trovano un ambiente ideale, proliferano e si diffondono in maniera esagerata. Può capitare anche che non siano adatti al nostro ambiente e quindi alla prima stagione avversa soccombono tutti quanti e non causano un problema. In questo caso abbiamo scampato un problema ecologico. Negli altri casi invece, dove proliferano, il problema sussiste. Le nutrie, il gambero killer, il gambero della Louisiana, Procambarus clarki, che era stato importato per motivi trofici.
la mantide gigante che è arrivata, non si sa ancora bene se attraverso una migrazione spontanea piuttosto che attraverso l'immissione di merci agricole, soprattutto alimentari. La cimice asiatica, un altro problema importante, il punteruolo delle palme, per esempio, un altro problema consistente, ma sono innumerevoli dal punto di vista entomologico questi problemi. Dal punto di vista invece di ittiologico, cioè dei pesci, dicevo prima, il 90% dei pesci, delle specie che ci sono nel nostro fiume sono allottone. Chi le ha importate? Caspita, sono state importate per motivi essenzialmente di pesca sportiva o magari nell'immissione accidentale insieme ad altre specie autoctone che però non c'entrano nulla e sono finiti nel fiume e hanno proliferato. Mi riferisco per esempio, non so, al siluro, piuttosto che a un altro voracissimo predatore che è presente molto adesso nel nostro fiume, che è la bramide, che è un pesce, mi sembra che sia un ciprinide, molto, anzi non sono sicuro se è un ciprinide, però quelli che chiamiamo i pesci bianchi, diciamo, nel nostro fiume. Ecco, questo in branchi diventa di ragguardevoli dimensioni, è molto vorace e quindi ha una forte attività predatoria su quelle che erano le nostre alborelle, per esempio, piuttosto che i nostri pesci piccoli e sugli embrioni dei pesci autoctoni, ma sia stessa la carpa erbivora. La carpa erbivora è un problema considerevole, è stata immessa per motivi di pesca sportiva essenzialmente, si utilizzava anche nelle risaie, adesso ne sono state messe diverse specie che sono sempre carpa erbivore ma appartengono ad altri taxa, diciamo, e sono state importate per motivi di pesca sportiva e hanno una forte attività trofica su quelle che sono le alghe e le piante subacquee del nostro fiume. Queste piante hanno un ruolo estremamente importante di fitodepurazione nel nostro territorio, nel nostro ecosistema, quindi vanno a filtrare la qualità delle acque e dei primi strati, diciamo, di sedimento, togliendo e immagazzinando quelli che sono gli elementi nutritivi, tra virgolette, azoto, fosforo, potassio, ma anche più inquinanti come, non so, il piombo, piuttosto che altri minerali, altri metalli pesanti che nel fiume generano dei problemi non indifferenti andando nella catena alimentare. Ecco, l'emissione di quella specie ha eliminato gran parte di questa vegetazione, portando che cosa? Portando per esempio ad eutrofia, cioè un incremento di questi elementi nutritivi, azoto, fosforo, potassio ed altri, nelle acque che pian piano arrivano in mare. E quindi in Adriatico, sulla costa, sul delta, abbiamo esplosioni di mucillagini. Che cosa sono? Sono alghe che sfruttano proprio questi elementi. Quindi si incrementa la condizione trofica del mare, del nord, del mare Adriatico, attraverso, per esempio, anche l'emissione di una specie allottona. Sembrerebbe ridicolo che l'emissione di una carpa, di una specie diversa, possa causare questo problema. È un contributo, non è l'unica causa, è una concausa, ce ne sono tante altre. Chiaramente, e bisogna essere coscienti e consapevoli di conoscerle ed elencarle. Però questo qua è un esempio di come una specie possa avere un effetto totalmente inaspettato sul nostro territorio o su un territorio limitrofo, come il mare. Prendiamone uno a caso, le nutrie, no? Che creano assolutamente allarme sotto tantissimi aspetti. Le nutrie, come fare adesso? Perché non sono arrivate qua perché hanno preso l'aereo per i fatti loro, per sono farsi arrivati un viaggetto, qua per motivi l'uomo, di allevamento, ovviamente. Per la pelliccia, esatto. Poi dopo c'è stato un tracollo dell'industria, di conseguenza esatto, sono state liberate. E sappiamo praticamente tutti questa storia. Ma adesso cosa si può fare? Perché vengono anche le nutrie abbattute, si fanno dei piani di abbattimento, però abbiamo visto che non è che portino chissà quali risultati, perché sennò con tutte le volte che sono state abbattute dovrebbero essere già estinte. Ci sono zone dove magari in un campo vedi 40-50 nutrie. Esatto, e mentre invece in un territorio limitrofo non ne vedi neanche una. Per quale motivo? Ecco, i piani di abbattimento da questo punto di vista sono assolutamente essenziali, perché la quantità è veramente esagerata. Però deve essere omogenea, questo piano di abbattimento deve essere omogeneo su tutto il territorio regionale e anche delle regioni limitrofe, cioè io non posso agire, faccio un esempio, il mio comune, facciamo un piano di abbattimento così e nel comune vicino non c'è alcun investimento sul piano di abbattimento nutrie, magari ci sono dei laghetti nel quale questa specie prolifera abbondantemente, quindi è tanto inutile che io proceda all'abbattimento perché con gli immissari del fiume da questi laghetti le nutrie partono e arrivano ancora nel mio territorio. Quindi ci deve essere un coordinamento di carattere regionale ma anche comunale di un'azione che deve essere mirata
ma continua, diffusa e continua, sensata. Non posso avere delle zone di ripopolamento e delle zone di abbattimento, questo qua è un contrassenso, bisogna agire tutti nella stessa maniera. Ho avuto diversi ospiti qua in studio con una buonissima preparazione, quindi non come potrei essere io che non ho competenze in materia, posso parlare soltanto da un punto di vista etico, no? Di dispiacere nel vedere abbattere un animale, dove si parlava di piani più etici, passami il termine, per il contenimento della nutria. Come ad esempio poteva essere un piano serio di sterilizzazione. Cosa ne pensi? Pensi che possa essere molto difficile da mettere? Poi sì. Ovviamente c'erano tantissimi altri accorgimenti. Adesso sì, secondo me è un metodo molto, molto complicato, dovuto all'elevatissimo numero di esemplari e alla difficoltà nel catturarli. Ma è queste rive che sono così spoglie, che le dicono sono... che possano anche questo, come posso dire, facilitare la costruzione di tane di nutrie? Sì, sicuramente il fatto di fresare, diciamo, le sponde dei fossi, dei canali, può essere un incentivo alla colonizzazione di queste sponde. Però c'è anche da dire il fatto che questi animali non adatti al nostro territorio trovano in queste sponde, negli argini neanche tanto, se sono a ridosso del fiume sì, ma se sono lontani, tipo gli argini maestri, lontani dal fiume, in quel caso non c'è pericolo. Una nutria non va a scavare una tana lontana dall'acqua, va a scavarla vicino all'acqua perché ha la necessità dell'elemento idrico per sopravvivere, per proliferare in pratica. Quindi fossi, arginelli golenali e così via. Questo è un disagio notevole, perché vanno a perforare anche 5, 6, 7 metri al di sotto del suolo. Sì, abbiamo visto, perché non in profondità, ma è inutile nascondersi, il problema c'è, anche in agricoltura, so di agricoltori che sono proprio in difficoltà, decidono addirittura di non coltivare più determinati ettari dei loro campi perché il raccolto sarebbe assolutamente perso. Come altro motivo è il trattore, è capitato più volte che sfonda la strada, esatto, e cade. Che sfonda, sì, ma perché sotto, perché manca sotto c'è proprio il vuoto, esatto. Certo, manca il materiale, sì sì. Questo qua è un problema. Quindi il problema c'è. È un problema considerevole, assolutamente. C'è e va affrontato, dal mio punto di vista, in maniera assolutamente drastica e forte. Però, ripeto, c'è già un po' questa forza nell'azione degli abbattimenti così. Si tratta di omogeneizzarli per bene. Soprattutto mi permetto di dire, perché l'ho visto con i miei occhi, questi abbattimenti a volte sono, come posso dire, lasciati alle mani anche dei privati cittadini. Adesso io non so se sia una cosa possibile o meno a norma di legge, però viene fatto. Dove vengono lasciate delle gabbie cattura in zone di passaggio anche di tantissimi altri animali, con all'interno il mangiare, e poi la nutria viene dimenticata magari anche per 2 o 3 giorni quando c'è il sole cocente di luglio, che lo conosciamo, sì, ci bene, vuole sempre un po' oppure di viene buon senso abbandonato, anche viene lanciato vicino alle tane, ma dove potrebbero passare veramente chiunque, oltre alla morte orrenda che fa l'animale, ma potrebbe passare anche il cane di un privato cittadino, vengono lanciati i granelli di mais avvelenati. Mm-mm. E non ci vuole un genio per capirlo, perché li vedi viola. Sono colorati, quindi. Certo. Insomma, anche in questo caso l'amministrazione comunale. Assolutamente sì. Sì, sì, ma infatti quello che volevo dire quello io. Quello che dicevamo prima, cioè un conto ha la sua importanza, deve avere voce in capitolo. Assolutamente, un conto è avere la consapevolezza di avere la necessità di fare questi abbattimenti. C'è da dire che comunque gli animali non è che hanno fatto nulla di male, nel senso che sono colpevoli di azioni che per loro sono assolutamente inconsapevoli. Quindi l'azione su questi animali non è mai assolutamente bella. Anche in parchi naturali importanti, tipo lo Stelvio o altri parchi d'Italia, avvengono campagne di abbattimento per il contenimento di alcune popolazioni che, data la scarsità di predatori, vanno in esubero. Parlo di cervi, parlo piuttosto che di caprioli, a volte stambecchi anche e così via. Quindi avvengono anche in zone molto controllate dall'uomo e considerate totalmente naturali. In realtà i parchi sono aree naturali, ma controllate dall'uomo. In aree che non sono riserve, che sono lasciate un po' al rinselvatichis, allo sbaraglio, magari non sono antropizzate con le coltivazioni, come può essere la golena, questo è un problema consistente, un problema grave. I lupi nel nostro territorio ci stanno dando una mano sulle nutrie, ma
parliamo, di, certo, pochi, parliamo di pochi pretendere. Esemplari contro una moltitudine di esemplari appartenendo a uno special lotto. Il lupo è anche molto schivo nei confronti dell'uomo ed è per questo che è anche innocuo. Noi abbiamo tutta questa paura del lupo, in realtà il lupo cerca di prendersi i suoi spazi. Sì, sì. Esatto, senza dar troppo nell'occhio. E le nutrie invece veramente le vediamo ovunque, anche proprio vicino alle abitazioni, quindi è impensabile che il lupo da solo possa in questi ultimi giorni, sì, esattamente, è impensabile che possa riequilibrare totalmente la cosa, quindi un'azione umana mirata al contenimento va fatta, che poi possa essere la scelta delle sterilizzazioni, delle catture, dei trasferimenti, piuttosto che degli abbattimenti, però ci deve essere un piano studiato ad hoc e ben omogeneo sul territorio. Vero. Negli ultimi giorni mi hanno portato mi hanno chiamato e mi hanno mandato fotografie di alcune tartarughe, la testuggine palustre della Florida, per esempio tartarughe delle guance rosse. Verissimo. Ci sono esemplari di grandi dimensioni anche nei nostri canali. Perché ormai vengono vendute senza ecco, questo è un inquinamento biologico derivato esattamente dalla compravendita. Sono impegnative le tartarughe, nel senso anche da tenere in casa. Uno le compra che sono grosse come una sono monetina, cuccioli nel giro di un mesi. Anno o due diventano grosse. E l'acqua di questo acquario che viene fornito si sporca nel giro di pochissime ore e puzza, perché diciamolo puzza, io le ho avute e tante ne ho recuperate da persone che purtroppo le abbandonavano sul cielo della strada, passava qualcuno in estate magari perché andava in vacanza, si stufavano eccetera e le ho recuperate, però anche i negozianti sì. Hanno un bel, quelle con le guance rosse adesso non si possono neanche più vendere da quello sì, che sì, non si so possono io. Più vendere, però ne hanno immesse in sostituzione altre tra Trachemis Crypta Elegans, però ne hanno immesse sul mercato altre tre o quattro specie che sopperiscono all'impossibilità di che vendere quelle. Che sono quelli. Dei trattori, nel senso sono voraci, sono carnivore, sono voraci, sono molto resistenti. Esatto, sono molto resistenti. E il fatto che ci sia questa forte proliferazione dimostra anche che hanno raggiunto la possibilità di riprodursi. Vero. Anche in natura. Perché? Perché le condizioni sono ottimali o cominciano ad esserlo. Il caldo afoso e umido della pianura padana, io sono stato in Florida diverse volte per motivi di lavoro, di studio e così, e là ci sono questi esemplari all'interno delle paludi della Florida, ma parlo di esemplari anche di 30 cm di diametro del carapace, e qua stiamo andando in una situazione climatica molto molto simile. Il global warming in atto sta portando a forti caldi estivi e primaverili e a temperature assolutamente miti durante l'inverno, per cui non hanno un problema di mancato letargo e quindi di morire perché gela tutto quanto. No, sopravvivono, arrivano durante l'estate e riescono anche a proliferare. Vero, siamo di nuovo ad una pausa pubblicitaria. Mi sarebbe piaciuto andare avanti a parlare di questi argomenti perché per molti, come dicevi tu, sono di secondaria importanza, in realtà sono strettamente correlati con la nostra esistenza. Assolutamente, hanno ripercussioni sulla nostra vita, assolutamente. Come dicevi tu, il fiume Po, ma tutta la flora, la fauna circostante, la natura di cui noi facciamo parte, non è la natura da mettere lì come un oggetto e vabbè. È un bene comune. Esattamente. Questo termine che hai utilizzato tu è davvero molto chiaro, molto esplicito. Pausa pubblicitaria, rimanete con noi perché adesso abbiamo parlato nelle prime due parti di natura, adesso parliamo invece dell'uomo che deve ritornare un po' a questa normalità, deve rivivere questi centri storici, le città che sono dimenticate già da prima del Covid-19. Questo lo facciamo insieme a Pierluigi Rizzi, che è presidente del Circolo Legambiente di Cremona Vedo Verde. Pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Eccoci qua alla terza parte di Green Box, come anticipato prima della pausa pubblicitaria, adesso è il momento di parlare di città, dei centri storici, di ridare vita a questi pezzi importanti delle nostre città che spesso vengono dimenticati e abbandonati. Lo faremo sotto diversi aspetti, sia da un punto di vista della mobilità, quindi anche dell'importanza di piste ciclabili, di rendere più ciclabili, più sicure queste vie del centro storico per dare la possibilità anche ai cittadini di
rivivere i locali, i negozi che spesso vengono dimenticati, perché ormai siamo entrati in un, come posso dire, in uno stile di vita che ci porta ad acquistare solamente nei centri commerciali, perché la cosa è molto comoda. Nel centro commerciale possiamo acquistare dal vestiario al pane, al detersivo, troviamo realmente tutto, c'è anche la farmacia, e quindi ci dimentichiamo un po' di quelli che sono i negozietti, le botteghe storiche del nostro centro città, che sono realmente in difficoltà. Questo lo era già prima del Covid-19, tanti di queste botteghe storiche anche sono state chiuse, ma ovviamente con quello che è successo adesso sono particolarmente in difficoltà. E questo lo facciamo insieme a Pierluigi Rizzi, che è il presidente del Circolo Legambiente di Cremona Vedo Verde. E vogliamo partire proprio dalla realtà di Cremona, per poi ovviamente parlare anche delle città in generale. Dicevamo proprio che c'è questa necessità di riportare i cittadini a vivere di più la città e il centro storico, e c'è proprio un progetto che si sta sviluppando nel comune di Cremona. Partiamo da questo ragionamento che Legambiente regionale e i vari presidenti dei circoli sul territorio lombardo hanno inviato una lettera ai sindaci dei comuni capoluogo in Regione Lombardia e al presidente dell'ANCI regionale con una serie di proposte, perché si diceva, visto che dobbiamo riprendere la situazione, tenendo conto che la questione Covid-19 rimane, però dobbiamo trovare una strada di uscita. E sulla questione diciamo della mobilità noi abbiamo dato delle indicazioni ben precise. La prima questione è quella dell'utilizzo dei mezzi pubblici, che devono essere gestiti in maniera corretta, in maniera tale da proteggere il cittadino tenendo conto della situazione. Il secondo aspetto è quello delle piste ciclabili. Bisogna assolutamente costruire più piste ciclabili, casomai anche piste ciclabili temporanee. C'è da tenere conto che nella legge di bilancio dell'anno scorso sono a disposizione 150 milioni di cofinanziamento per quanto riguarda le piste ciclabili, quindi sono lì. È chiaro che uno deve lavorarci e può proporre dei progetti sul territorio. L'altra cosa importante è quella della sharing economy, quindi voglio dire di trovare e di mettere a disposizione una serie di mezzi di trasporto che uno non li acquisisce ma li usa per un determinato periodo di tempo e che gli consentono di trasportarsi nella città, di muoversi, ecco, da questo punto, mettendo molta attenzione anche sulla questione dei costi, perché questa è un'altra cosa importante, quindi l'ente pubblico deve operare. L'altra questione è che è chiaro che, tanto per dire, lo smart working, di cui si parla tantissimo, è uno strumento importante, diciamo, per ridurre l'impatto del mondo del lavoro rispetto alla mobilità, e quindi deve essere, diciamo, finanziato, protetto e gestito in una certa maniera. L'altra questione importante è che bisogna lavorare sulla questione della rottamazione delle automobili tradizionali e quindi aiutare i cittadini a rottamare le automobili da quel punto di vista lì. Quindi c'è anche lì una proposta di carattere finanziario economico rispetto alle persone. Quindi le proposte in campo sono tante. Noi siamo sempre in attesa di risposte dalla nostra amministrazione, perché naturalmente questa lettera noi l'abbiamo girata al sindaco di Cremona, all'amministrazione che c'è qua a Cremona. Ecco. C'è già stata una risposta, è già stata presa in considerazione? Ma vediamo, forse ci sarà un incontro, ma non è stata l'unica cosa, perché poi noi recentemente c'è stata una iniziativa che hanno organizzato le tre associazioni importanti qua in Lombardia dal punto di vista ambientalista, quindi Legambiente, Italia Nostra e WWF, e hanno costruito un documento sullo sviluppo sostenibile
e anche questo, che è partito mi pare la settimana scorsa, è stato girato poi, diciamo, anche questo alle amministrazioni, cioè le realtà ambientaliste si stanno muovendo e stanno spingendo, perché tutti abbiamo capito che è un'occasione per fare determinate scelte, provare a modificare cose che erano state fatte in precedenza e che hanno comportato dei problemi. E quindi, diciamo, è il momento in cui si può fare cambiare qualcosa. Ecco, quali sono i problemi più importanti? Stiamo su Cremona, poi dopo magari vediamo qualche altra realtà. In questo momento, secondo voi, di Legambiente a Cremona ci sono problematiche di questo tipo? C'è scarsità di piste ciclabili? Era stato anche proprio proposto di rendere tutto il centro storico ciclopedonale, per favorire proprio anche ai cittadini di camminare, di fermarsi, di guardare i negozi, di entrare, acquistare, ovviamente facendo ripartire l'economia. Quali sono però le problematiche di Cremona in questo momento? Beh, io al di là del Covid, ovviamente. Beh, quello ce l'abbiamo quello sicuramente. Beh, io partirei da un'osservazione che è sempre stato uno dei nostri punti nodali come circolo di Cremona, che allora la ZTL di Cremona è una ZTL estremamente limitata, è troppo poco lo ZTL di Cremona come attualmente. L'altro giorno c'è stata una proposta fatta da un gruppo di opposizione in consiglio comunale qua a Cremona, la Lega, che ha fatto questa proposta dicendo: da giovedì alla domenica creiamo una grande zona pedonalizzata, cioè, e consentiamo praticamente nel centro storico di arrivare con la bicicletta oppure tramite navette, consentendo ai commercianti mostrare, diciamo, di tenere aperti i loro negozi, togliere il plateatico, eccetera. Ma voglio dire, secondo me è una proposta di per se stessa interessante, perché voglio dire, finalmente qualcun altro che dice: utilizziamo le biciclette, utilizziamo, voglio dire, gli strumenti, i vari mezzi pubblici per arrivare in centro, non utilizziamo l'automobile. E quello, voglio dire, è una cosa importante, perché una delle classiche risposte, purtroppo, soprattutto molte volte delle associazioni commercianti, è quella di dire: no, questa zona pedonale non aumenta il nostro commercio, e quindi è una responsabilità del fatto che c'è questa zona pedonale, senza fare nessuna osservazione sul fatto che è completamente cambiato il mondo del commercio. Cioè, teniamo conto che forse una cosa importante che ci dimentichiamo spesso è la questione, per esempio, del mondo Amazon. Cioè, c'è moltissima gente che si fa arrivare a casa pacchi, pacchetti in cui c'è materiale, vestiario, scarpe, impianti elettronici, e è Amazon la fornitrice. Quindi, voglio dire, questo comporta una concorrenza nei confronti dei centri commerciali, ma anche dei negozi piccoli da questo punto di vista. Secondo me e secondo la nostra associazione bisognerebbe partire proprio dal fatto che la zona pedonale dovrebbe essere allargata. L'ipotesi di fare un periodo di esperienza, di prova, che duri durante il fine settimana, quindi dal giovedì alla domenica sera, però, voglio dire, dovrebbe essere un pochino più ampia. Per esempio, è chiaro che c'è Piazza Stradivari, ma Piazza Stradivari dal punto di vista del plateatico è già notevolmente piena, perché tanto, io faccio un esempio, via 20 Settembre, che ha ristoranti, bar, perché non consentire questa operazione nei confronti, per esempio, di via 20 Settembre, che è in centro, voglio dire, né più né meno. Potrebbe essere un modo per recuperare, diciamo, anche, voglio dire, un modo di fare commercio anche per una serie di realtà commerciali che sono, diciamo, non sono proprio nella zona della ZTL adesso come adesso. Ecco, questa è una cosa importante. E provare a vedere, a fare qualche esperienza da questo punto di vista. D'altra parte bisogna anche considerare che anche nelle periferie, perché poi Cremona, voglio dire, è una città non particolarmente ampia, cioè adesso non nascondiamoci dietro un dito, anche nelle periferie cose del genere possono succedere, cioè non lavoriamo semplicemente sulla questione del centro, bisogna considerare anche tutti i cittadini e la vivibilità non solo di quelli che abitano, voglio dire, in una determinata zona, ma di tutti i cittadini. Quindi
fare un'operazione molto osmotica che tenga in considerazione la realtà complessiva di una città come Cremona, ecco. E quindi provare a fare un po' di esperimenti. Se le cose non vanno bene, uno può anche provare a tornare indietro. E la cosa non riguarda semplicemente, voglio dire, i bar, i ristoranti, i negozi. Cioè, sappiamo che Cremona è una città dove c'è un'attività culturale di una certa qualità e molte volte questa attività culturale è gestita da associazioni che si mettono assieme, fanno delle cose, producono piccoli spettacolini, concerti, tante cose. E beh, bisogna dare la possibilità anche a loro di ritornare protagonisti, perché poi anche queste cose qua riescono a rianimare il centro storico e consentire, diciamo, un modo diverso di utilizzare e di vedere il centro storico. Ci sono anche, c'è tutta, anche tutta la parte legata al turismo, che voglio dire, sappiamo che Cremona ha tutta una serie di tesori importanti che vanno, voglio dire, dai musei che abbiamo a disposizione, al fiume Po, alle colonie padane, al Duomo, a quant'altro. E beh, bisogna pensare o proporre un ragionamento che prenda in considerazione anche l'aspetto del turismo, che è fondamentale e che possa, diciamo, mettere insieme una serie di cose, ecco. Bisogna dire che comunque quando ci sono eventi, soprattutto nel periodo primaverile estivo, la cittadinanza risponde anche piuttosto volentieri, anche ovviamente non solo i cittadini strettamente del comune di Cremona, ma anche dalle zone limitrofe, quindi questa può essere assolutamente una possibilità. C'è anche un altro discorso però, stiamo vedendo immagini di Cremona proprio freschissime di questi giorni in cui c'è questo ritorno, no, un po' alla vita per lo stretto necessario, ci si muove con la mascherina. Però le persone hanno anche realmente paura, quindi bisogna anche pensare che questo ritorno potrebbe essere ancora più difficile di quello che ci aspettiamo, perché magari un giovane è più predisposto a voler uscire, andare, è più temerario, no? Magari una persona di una certa età si fa un po' più scrupolo, riferito ovviamente nei confronti di Covid-19, e anche tutte queste realtà, questi negozi, queste attività commerciali che devono ritornare in pista, sicuramente se già prima di Covid-19 erano in difficoltà, adesso bisognerà dare un po' più di fiducia al cittadino per poter ripartire, perché chi andava la mattina a bersi il caffè al bar, anche semplicemente per bersi il caffè e leggere il giornale, magari adesso dice no, il caffè lo bevo a casa mia, ci penso un attimo a uscire, a fare questi piccoli spostamenti, un passaggio nella città, piuttosto rimane a casa sua. Come si può fare a dare fiducia a questi cittadini che ovviamente sono anche alcuni fortemente in difficoltà psicologica? Abbiamo sentito persone che hanno sofferto di depressione, perché pensiamo a chi rimane chiuso in un appartamento senza la possibilità di uscire per 2 mesi, noi non siamo più abituati a questa vita. E, insomma, è stato davvero molto impegnativo come periodo. Beh, oddio, dal punto di vista psicologico proprio. Oddio, strade sicure non ce ne sono da questo punto di vista. A me pare che quando rispetto al 2 settimane fa, ecco, voglio dire, la situazione sia già un pochino mutata nella città di Cremona, perché effettivamente adesso c'è un pochino più di movimento. Bisognerebbe, ecco, la prima cosa da dire è che le regole vengano indicate in maniera precisa e corretta, ecco. Purtroppo, da quello che abbiamo capito, in teoria le regole dovrebbero esserci già adesso, nel senso, se lunedì riapre tutta una serie di realtà, però non ci sono ancora. E quindi ci sarà un'ennesima fase in cui, diciamo, si proverà, si sperimenterà, ognuno, diciamo, proverà a fare qualche esperimento. È chiaro che le persone, voglio dire, più anziane avranno un'ulteriore paura da affrontare questa realtà. Devo dire che però, per esempio, vedo che le persone anziane hanno affrontato questa fase, per esempio rispetto ai supermercati, in maniera abbastanza tranquilla, ecco, rispettando le distanze, la mascherina, i guanti, il gel da usare sulle mani. E poi mi pare che i supermercati, da quel punto di vista lì, hanno operato
abbastanza bene da questo punto di vista, ma non sono gli unici, voglio dire, ci sono anche, ho visto la fila delle persone che entravano nel mercato al mercoledì, tanto per dire, la giusta distanza, quindi c'era la gente che voleva andare al mercato, ora i banchi non erano tantissimi, però voglio dire, c'è gente che acquista, quelli erano soprattutto prodotti di frutta e di verdura, voglio dire, però voleva andare lì e quindi si è messa in fila, ha aspettato il tempo che doveva aspettare, è entrata, quindi voglio dire, ci sono segnali, certo ci vuole molta attenzione e secondo me bisogna anche ogni tanto fare osservazione a quelli che pare che tutto sia già passato, sappiamo che non è passato e quindi voglio dire c'è la costruzione di una collettività che si dà una mano l'uno con l'altro e quando uno, voglio dire, per un errore sbaglia, riuscire a fargli un'osservazione in maniera delicata, eccetera, senza che sia la fine del mondo, cioè senza che comporti un effetto negativo, perché si è assieme e sappiamo che questa partita ce la vinciamo tutti assieme, ecco, da questo punto di vista, visto le tragedie che hanno colpito Cremona e il territorio lombardo e che continuano a colpire. Assolutamente. Abbiamo anche altre immagini di Sarnico, abbiamo immagini della cittadina di Brescia, insomma tante realtà anche in questo caso che stanno provando a ripartire, come appunto stavi dicendo tu, con tutte le accortezze del caso. Ovviamente c'è la speranza di questa economia che possa riprendere il prima possibile, perché se pensiamo anche ai laghi, no? Che abbiamo in Lombardia, che sono meravigliosi, sono veramente punto di turismo anche piuttosto importante, soprattutto in primavera e estate, che in questo momento ovviamente è tutto fermo, tutto bloccato. Bisogna trovare quindi un modo per riuscire a ripartire in sicurezza. Sì, beh, sicuramente. Anche lì è una questione essenzialmente di regole ben precise, da quello che ho capito. Sarà fattibile? Quante ci metteremo? Questo è un problema. Uno, voglio dire, credo che parecchie persone che abitano a Cremona si sono poste la domanda: se io vado in ferie, potrò uscire dalla Lombardia? Tanto per dire, domanda, perché può essere una domanda che uno si fa, voglio dire, sembra di sì, però una domanda si fa. Da questo punto di vista, purtroppo, voglio dire, il turismo sarà sicuramente una delle realtà più colpite dal punto di vista economico, perché tanto per dire, ci sono zone dell'Italia dove c'era un forte turismo che veniva da altre nazioni europee e riguardava anche, voglio dire, una serie di località della Lombardia, perché sul lago di Garda la presenza dei tedeschi è sempre stata molto forte. Non so, si ripeterà, non si ripeterà, voglio dire, anche loro credo che avranno gli stessi problemi di carattere psicologico che abbiamo noi, voglio dire, e poi voglio dire, i tedeschi credo che leggono i giornali e quindi sanno che il lago di Garda, tanto per dire, è in Italia, in Lombardia, i dati della Lombardia, di quella zona che riguarda Cremona, Brescia, Bergamo, Milano, non particolarmente brillanti, è chiaro che si porranno un determinato tipo di problema se venire o non venire, quindi bisogna dargli la garanzia di rispettare le regole, le distanze, usare le mascherine, i guanti. Tra l'altro tutti gli eventi, primavera, estate, che attirano numerosa gente, quelli che appunto dicevamo prima, il fatto di rendere vive queste città con degli eventi nel centro storico, pare che quest'anno non ne vedremo neanche uno per questioni di sicurezza sanitaria. È un problema che riguarda poi, diciamo, tutte quelle realtà che lavorano all'interno del mondo della cultura, che non sono semplicemente i grandi attori, i grandi musicisti e quant'altro, ma poi sono i tecnici, quelli che organizzano le tournée, che montano i palchi, cioè c'è tutta una realtà di lavoro che è di una complessità incredibile. Questa gente, molte di queste persone si trovano in situazioni estremamente difficili perché sono ferme, né più né meno, ecco, da questo punto di vista. Ed è un problema enorme, ecco.
Ma quindi, per concludere, secondo te abbiamo visto questo discorso di mobilità intelligente, di questa strategia per cercare di ridare vita a questo centro città, a queste zone anche periferiche, ma dare vita ai negozi, alle varie attività commerciali della città? Come fare se a questo punto un'idea era proprio quella di attirare gente tramite piccoli eventi? Cioè, quest'anno sarà veramente molto difficile ripartire, purtroppo molte di queste attività forse non apriranno neanche più, perché si erano già in difficoltà prima del Covid, ci sono stati questi mesi ovviamente di fermo totale, questa ripartenza sicuramente non avrà un boom immediato di entrate, molte di queste attività purtroppo non riusciranno neanche più a rientrare nel giro. No, ma quello è sicuramente vero. La idea del nostro circolo è che, per esempio, se si prende in considerazione, tanto cominciando da uno ZTL allargato, è chiaro che, per esempio, se ho intenzione di fare un'operazione, mi viene in mente sempre la questione di via 20 Settembre, per costruire, diciamo, avere un plateatico da mettere a disposizione, voglio dire, per i ristoranti, i bar della zona, e quindi avere i negozi aperti, è quello che per quel periodo lì, per quei giorni lì, non deve avere spazi per le automobili, né più né meno, perché in questo caso non ci deve essere parcheggio. Teniamo conto che Cremona è una città ristretta, voglio dire, se io penso a via 20 Settembre mi viene in mente il parcheggio di Foro Boario, che è un parcheggio enorme, e voglio dire, bisogna fare un ragionamento, provare, perché voglio dire, non è detto che quello che diciamo noi sia perfetto, però bisogna provare a sperimentare e a vedere che risposta c'è da parte della cittadinanza rispetto a questo modo di porsi in maniera diversa rispetto alla realtà. E cercare di aiutarsi un po' tutti, ecco. Quindi ecco perché noi diciamo che lo ZTL, come è adesso, è estremamente limitato. E lì, voglio dire, il plateatico è già stato concesso notevolmente, ci sono anche altre realtà. E poi c'è tutto il ragionamento delle periferie, che non bisogna dimenticare, perché anche quello, sono cittadini, pagano le tasse, anche loro hanno diritto di avere una situazione positiva da questo punto di vista. Bisogna provare a sperimentare, vedere e cercare di costruire dei momenti e vedere se c'è una risposta, ecco, da questo punto di vista. Mi pare che, certo, purtroppo molte attività a Cremona non riapriranno, ma alcuni hanno voglia di riprendere in mano la situazione, e c'è gente che ha voglia di provare a progettare, a muoversi, ecco, da questo punto di vista, ad avere delle idee. Quindi c'è bisogno di una possibilità, cioè, quello che noi chiediamo all'ente pubblico è che apra un confronto ampio, non semplicemente, voglio dire, molto probabilmente è importante che parli con le associazioni di categoria, ma non basta parlare con le associazioni di categoria, c'è bisogno di parlare in maniera più ampia da questo punto di vista, e se si vuole recuperare qualcosa, perché recuperare il tutto ci vorrà tempo, ci vorranno anni. Ma solamente se si apre, diciamo che l'amministrazione in questa fase dovrebbe fare una fase di ascolto, ascoltare, stare lì ad ascoltare le varie esigenze, e poi con le strutture, con i tecnici che ha a disposizione, riuscire a costruire dei progetti da proporre sul territorio, cercando di verificare se poi questi progetti vanno a buon fine, perché non è che una volta costruito il progetto è quello e sarà sempre quello. Se non va bene, l'amministrazione può fare un passo indietro e decidere di modificare la cosa, ecco. Quindi fare una verifica di questo tipo qua. Ultimissima domanda, perché è importante quindi tutelare il centro storico, le attività del centro storico, che sono realmente, abbiamo detto, soffocate, no? Perché se si parla con i proprietari di queste attività, ovviamente sono messi realmente in ginocchio dai grandi centri commerciali che ne stanno spuntando veramente, non dico uno al mese, ma siamo sul filone di uno all'anno. Perché non riuscire a tutelarli anche limitando le aperture di questi centri commerciali, che anche adesso vediamo dei progetti che, nonostante ce ne siano veramente già tantissimi,
continuano a spuntarne. Come proteggerli, come aiutarli sotto questo aspetto? Non si può limitare le aperture di nuovi centri commerciali anche per tutelare, perché comunque è sempre tutela del cittadino, è sempre tutela della piccola economia, però fa parte dell'economia. No, ma è una cosa secondo me importante quello che hai detto tu, perché è veramente fondamentale. Purtroppo, ce ne accorgiamo tutti, che di centri commerciali ce ne sono tantissimi. Adesso noi stiamo parlando della realtà di Cremona, ma anche se ci allarghiamo nelle altre cittadine o comunque province, di centri commerciali ce ne sono veramente tantissimi. E sono, diciamo, è inutile nasconderci, la disgrazia delle piccole botteghe del centro, e non solo, ma anche della città, delle periferie. Sono state la disgrazia, perché tanti hanno già anche chiuso. Quello è fondamentale. C'è una legge regionale che dovrebbe essere modificata, né più né meno. Credo che sia fondamentale questa cosa qua. E purtroppo, voglio dire, dietro ci sono gruppi che ormai hanno questa logica dei grandi centri, delle strutture sempre più grandi, onnicomprensive, che non propongono semplicemente un supermercato, ma una serie di negozi che insomma immettono anche il cinema, assolutamente. Che vuol dire eventualmente togliere funzionalità, o per esempio i cinema all'interno della città. A Cremona, che sono praticamente a Cremona ne abbiamo due, che voglio dire fanno un po' di fatica a reggere la situazione veramente in maniera pesante. Lì è riuscire, diciamo, a equiparare una situazione di mercato, ecco, voglio dire, se il mercato non è, le parti che giocano sul mercato non sono equiparate, è chiaro, voglio dire, che la situazione è rischiosa. Abbiamo sentito recentemente che c'è stato questo provvedimento del Ministro della Cultura, il quale ha sulla questione dello sconto dei libri ha detto le grandi librerie, praticamente le catene, non possono fare più lo sconto che arrivava delle volte al 25% del costo dei libri. Adesso lo sconto deve essere del 5%, mi pare, da quanto ha previsto, ed è per tutti. Bisogna considerare delle regole uguali per tutti, ecco, da questo punto di vista, se uno partecipa a questa attività. E d'altra parte, voglio dire, è importante anche che favorisca tutta una serie di attività, per esempio mi viene in mente dal punto di vista dell'alimentazione, del chilometro zero, del biologico, eccetera, che sono fondamentali, voglio dire, perché noi abbiamo bisogno in questa fase di prodotti di qualità, di prodotti buoni che facciano bene a noi. Cioè, noi ci siamo trovati indeboliti in questa fase, non so quanto l'elemento alimentazione sia importante, ma ci siamo trovati indeboliti, voglio dire. Ha indebolito anche tutti i fattori, i polmoni dei cremonesi sono stati colpiti in maniera pesantissima, cioè noi abbiamo un'aria pessima e non staremo qui a discutere una marea di tempo su queste cose qua, però la condizione dei polmoni dei cittadini cremonesi è particolarmente negativa. Quindi, voglio dire, è arrivato il Covid-19 e ha trovato una situazione ideale per... Non solo dei cittadini cremonesi, ma allargato alla pianura padana, sappiamo perché abbiamo visto che è stata che la zona padana, più colpita. Ma infatti Wuhan in Cina era una delle zone, è considerata una delle zone più inquinate della Cina, se non del mondo. Sì, abbiamo visto anche in altre trasmissioni che anche proprio la stessa conformazione circondata da catene montuose, quindi anche questo non facilita lo scambio e la pulizia dell'aria. Mettiamo insieme tutti i fattori, un particolare inquinamento, agricoltura molto intensiva, traffico. Parlerei anche degli allevamenti, voglio dire, anche gli allevamenti non scherzano da questo punto di vista, perché voglio dire, in fin dei conti l'aria di Cremona in questo periodo è un pochino migliorata, ecco i dati, voglio dire, sapendo che l'acciaieria Arvedi ha funzionato praticamente sempre. Quindi diciamo che un ragionamento, io credo, dovrebbero farlo gli agricoltori, ecco, da questo punto di vista, e gli allevatori, ecco. Loro continuano a dire che non è colpa loro. Sicuramente sono tanti fattori che vanno a peggiorare quella che è la qualità dell'aria. Il ragionamento è quello, c'è questa situazione, la colpa è sempre di un altro.
cioè ognuno credo che si debba beccare il proprio pezzo di responsabilità e dire cosa posso fare per migliorare questa situazione, cosa posso fare perché la mia realtà produttiva sia sempre meno impattante rispetto agli altri, perché è una questione di impatto. Quindi bisogna ridurre l'impatto negativo che qualsiasi attività produttiva... Sì, sì, abbiamo visto che queste PM2,5 e PM10 hanno avuto veramente un ruolo fondamentale per quanto riguarda questo Covid-19 e tutte le attività che abbiamo menzionato ovviamente sono entrate in questo calderone. Chi ha sicuramente più, come posso dire, una larga fetta, chi magari ha meno colpa, passatemi il termine, però sicuramente queste PM10, PM2,5, che poi sono le polveri sottili, mettendo insieme tutti i dati degli ultimi anni, degli ultimi decenni, hanno portato a questa situazione quasi invivibile, no? Nella pianura padana. Io ho sentito tantissime persone che sono arrivate alla conclusione che se ne vogliono andare dalla pianura padana. Penso di non essere stata l'unica. Purtroppo in molti si sono preoccupati di fronte ai dati allarmanti e tutti ci siamo fatti delle domande come mai la pianura padana sia stata assolutamente la più colpita, no? della zona del circondario. Abbiamo finito il nostro tempo a disposizione. Ovviamente quello che vogliamo dire a conclusione di questa trasmissione è che ci sono tantissimi aspetti che noi dobbiamo considerare in questa partenza, sia dal punto di vista economico, perché ovviamente anche quello è fondamentale per il benessere di tutti, per garantire lavoro a tutti, ma soprattutto c'è una parte che noi sottovalutiamo sempre, che è la natura e l'ambiente circostante, che è la nostra casa, e come diceva Davide Persico è un bene comune per tutti noi, quindi dalla bottiglietta che lanciamo fuori dalla macchina in corsa, al discorso di utilizzare più spesso la macchina, al discorso della nostra alimentazione, al discorso di fare delle scelte personali, siamo realmente una goccia, ma tutti insieme facciamo questo grande oceano, e quindi ognuno di noi ha la responsabilità di fare queste scelte il più possibile green per il futuro, perché non è soltanto per noi, per la nostra generazione, di noi che in questo momento siamo in vita, è per il futuro, se vogliamo lasciare un pianeta vivibile ai nostri figli e ai loro figli, e non essere noi, come posso dire, i responsabili di questa goccia che ha fatto traboccare il vaso. Speriamo invece di saper costruire qualcosa e saper migliorare quelle che sono le condizioni del nostro ambiente, della nostra casa. Ringrazio tantissimo qui con me Pierluigi Rizzi, presidente Grazie. Del Circolo Legambiente di Cremona a Vedo Verde, e Davide Persico, che è sindaco di San Daniele Po, docente e ricercatore del Dipartimento di Scienze Chimiche della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell'Università di Parma. Ringraziamo anche i nostri telespettatori per essere stati in nostra compagnia. Vi auguro un buon proseguimento. Arrivederci.